dell'Anetto favorito, il numero 6 Casteggio con Antonio Di Nardo alla guida per Gennaro Casillo al training. Problemi ancora per il numero 8, corsa di Rob Winner come nella prima partenza. La macchina che accelera. C'è l'errore del numero 5, Caio del Sile. Al comando si porta Claire de Lune a precedere Cocktail Arc. Poi più indietro il numero 4 Clarissa Dorial con all'esterno Casteggio. L'errore per Claire de Lune che lascia al comando Cocktail Arc. Così al completamento della piegata. Cocktail Arc leader nei confronti di Clarissa Dorial. Poi Casteggio all'esterno che ora prova ad avanzare. 30 di primo quarto, la quarta posizione per il numero 12 Carlos degli Ulivi a precedere Chimera Caf. Si arriva così a 600 con Casteggio che passa in 44 e 6 nei confronti di Cocktail Arc. Quindi il resto del plotone in lunga fila indiana con la terza posizione che ora ancora appannaggio di Clarissa Dorial al 59,5 per metà gara da parte di Casteggio, con posizioni che per ora rimangono così come si sono delineate al paletto del chilometro che viene via in 1.14.2. Muove dalla quinta posizione Chimera Caf che cerca di risalire un po' la china del gruppo quando si va ad affrontare la piegata conclusiva con sempre Casteggio al comando, Cocktail Arc, poi ancora Clarissa Dorial in proiezione esterna Chimera Caf che cerca di rimontare. Più indietro si fa vedere anche Clio del Circeo. La dirittura d'arrivo con Casteggio al comando, il resto del plotone che ha 4-5 lunghezze con ancora il numero 1 di Chimera Caffa che cerca di progredire, ma in seconda posizione c'è ancora Cocktail Arc, anche Clarissa Dorial che lotta, ma davanti non c'è più storia. Casteggio viene a concludere facile nelle mani di Antonio Di Nardo, mentre per il secondo Cocktail Arc tiene a bada gli inseguitori. E il terzo posto è per Clarissa Dorial. Praticamente sono arrivati così come erano transitati al paletto dei 600. 1.59.4 per Casteggio e Antonio Di Nardo. 1.14.4 la media al chilometro per il figlio di Varenne, Love on the Rocks. Per i colori del signor Riccardo Cecconi, il treno di Gennaro Casillo. Antonio Di Nardo alla guida, il 6 al primo posto. Il 2 di Cocktail Arc al secondo, il 4 di Clarissa Dorial al terzo.